E adesso continuiamo a rimanere in spiaggia da Rimini alla Sardegna, è esatto. Così, vero? Esatto, Fulvio, esatto. Perché facciamo la spianata sarda. Facciamo la spianata sarda e naturalmente ricordiamo e salutiamo il nostro amico Michele Farro. Come no? Io l'hai sentito? L'ho per sentito, la anche perché lui guai, ormai questa, la spianata sarda è originaria del centro-nord della Sardegna, dove ci sono i resti nuragici, dove ci sono le tombe dei giganti, bellissime. Ma io in realtà l'ho mangiata anche sulla costa, perché diventa poi un pasto, diciamo un accompagnamento proprio a, diciamo proprio gli spuntini quasi sulle spiagge. Allora, come la facciamo? La facciamo con un chilo di semola di grano duro, 500 ml d'acqua e facciamo questo passaggio semplicemente andando a mischiare tutta la farina con circa 400-450 grammi d'acqua che senza lievito in questo caso e la facciamo riposare per circa 30 minuti. In questo caso gli enzimi presenti nella farina senza la presenza dei lieviti iniziano a rendere più lavorabile l'impasto. Ci sono degli enzimi che si chiamano proteasi, tra gli altri enzimi, e che rendono più estensibile il glutine proprio della nostra semola di grano duro. Semola di grano duro che, come sappiamo, è famosa per avere un glutine molto tenace. E in questo caso, per renderla più lavorabile, facciamo questo preimpasto. Dopodiché andiamo con 250 ml di lievito madre. L'ho proposta con il lievito madre. Naturalmente noi facciamo una consecuzione più veloce, ma esatto. Voi lasciatela mezz'ora proprio lì. Poi mezz'ora così granulosa, lievito. Aggiungiamo lievito, in questo caso 250 grammi di lievito madre. Se non abbiamo lievito madre possiamo assolutamente sostituirlo con 8 grammi di lievito fresco di birra. E iniziamo ad impastare. Se abbiamo fatto, diciamo, il preimpasto, il tempo di, diciamo, di impasto proprio sarà leggermente più breve, perché ci aiuterà proprio anche i tempi di impasto. In questo caso dobbiamo cercare piano piano di andare a far amalgamare bene gli ingredienti. Vedi che io adesso lascio il cucchiaio e inizio con le mani e piano piano abbiamo il nostro risultato, che è un pane che non è eccessivamente idratato ma ha bisogno proprio di essere poi steso dopo. Viene anche chiamato supane fine, perché la Sardegna è un crocevia di culture, no? Dalla catalana all'araba, e ricorda un po' i flatbread, quelli arabi, diciamo, che abbiamo in tutto il Medio Oriente. Andiamo con il sale e la restante acqua, eccoci qua, e terminiamo l'impasto fino a quando è bello liscio e omogeneo. Quindi vedi che ci siamo quasi, bisogna impastare ancora per una decina di minuti, ma poi ci siamo. Lo facciamo lievitare a temperatura ambiente per 45 minuti, eccolo qua, e ce lo andiamo a mettere sul nostro tavolo, lo facciamo scendere piano piano, eccolo qui, e a questo punto facciamo un, diciamo, delle palline da circa 100 grammi, che faremo poi lievitare sulla nostra teglia. Io te ne faccio un po', te le faccio vedere. Tu pensa che in Sardegna ci sono circa 40 tipologie diverse di pane. Pensa. Con diverse declinazioni. In Italia abbiamo 250 varietà di pane con tante declinazioni, ma solo in Sardegna ce ne sono circa 40. Pensa. E questo è un pane che veniva anche utilizzato per tradizione come buon auspicio per i matrimoni. Quindi veniva addirittura cotto e poi veniva stampato con un apposito stampo speciale per le nozze. Esatto, che veniva, diciamo, per allontanare gli spiriti negativi. E quindi il pane Alfio, che... quando ti sposi ti facciamo questo pane. Sì, questo stampo bellissimo. Allora, le mettiamo a lievitare per circa 2 ore sulla nostra teglia, fino praticamente al raddoppio. Vedi? Vedete, facciamolo vedere insieme, guardate. Che bello, raddoppiano, vedete, perfetto. Diventano il doppio. Perfetto, ci siamo. E a questo punto andiamo a metterci un'abbondante parte di semola di grano duro e andiamo a stendere questo flatbread, chiamiamolo, prima con le mani e poi con il mattarello nella farina, e andiamo a creare. La caratteristica di questo è che è molto fine, diciamo che deve essere non più di mezzo centimetro. Quindi ci sono anche in altre parti della Sardegna delle spianate che sono anche più alte. Quindi ogni zona, diciamo, ha una sua caratteristica anche in termini di altezza. Quindi vedi che la facciamo rotonda, si può utilizzare anche per farla molto precisa un coppa pasta, ma in questo caso le facciamo proprio belle rustiche casalinghe. Quindi ce la andiamo a stendere da una parte e dall'altra,
Vedi che bella, la semola prende. La semola sì. prende anche un bellissimo colore. Prende un bellissimo colore dovuto alla presenza di carotenoidi, no? Il grano duro è anche molto gustoso. Che piacciono tanto a Evelina, è anche molto gustoso proprio per la presenza di carotenoidi. A questo punto, cosa facciamo? La mettiamo a riposare per circa una quindicina di minuti, così, vedi? Come se tutte fossero insieme. Delle focaccelle. Esatto, le mettiamo qua. Le copriamo per circa 15 minuti e poi a questo punto che cosa facciamo? Andiamo in cottura. I forni di casa arrivano al massimo a 250 gradi, se riusciamo ad arrivare un po' di più, meglio ancora. Però preriscaldiamo il forno e o con la pietra refrattaria, oppure se non abbiamo la pietra refrattaria, io prendo una teglia capovolta, bella calda, e vado a prendermi la nostra spianata, che posso mettere delicatamente con le mani oppure con la pala, e vado in forno a 250 gradi per circa 8 minuti. Cosa significa? 3-4 minuti per parte. Perfetto. Se vogliamo, una delle caratteristiche è che possiamo anche spruzzare, dopo un paio di minuti, possiamo spruzzare la nostra spianata con acqua e sale, che verrà semplicemente un po' più lucida. E questo darà un po' la caratteristica di che spesso sono anche più lucide. In questo caso io non l'ho spolverata, ne ho fatte guarda un po'. Guarda che meraviglia, vedi? Lorenzo, vieni. Guarda che bella. Sì. E a questo punto io mi sono, siccome è un pane che veniva portato dagli agricoltori e dai pastori sui campi e veniva servito anche con pecorino, guanciale o lardo, io in questo caso lo propongo semplicemente con una crema di pecorino, cioè il pecorino semplicemente schiacciato. Lo metto anche su questo che è caldo, sì, così ti avvantaggiava. Sì. È un guancialino che si scioglie già. Quindi pecorino sardo, un guancialino. Esatto. Giustamente usiamo prodotti della Sardegna, esatto, meravigliosi. Che ne ha tanti, ma naturalmente possiamo anche portarcelo poi, farlo anche e portarcelo anche questo va bene spiaggia. Per la spiaggia, capito? Sì, beh certo, perché no, tu no, no. comunque però sei sudato. Però io ti direi di strapparne un pezzettino e assaggiarlo, Anto, perché sì, ma io voglio assaggiare questo qua che è un gusto incredibile. Semplice, acqua, farina, sale, lievito madre, senti. Ma che bella. Voglio il gusto complesso. Mm. È arrivato anche Alvaro, glielo facciamo assaggiare anche a lui. Vado bene. Solo questa non puoi. Mm. Perché? Perché va in onda. Tu no. Mm. Guarda, che sei un bel tipo, non io sei ti metto contento. Un po' di guanciale qua. No. No, ma no, vabbè. Guanciale. No, ma guanciale. Sì, guanciale puoi. No, ma guanciale non è. Viva il mare, viva la Sardegna.